19:49 arrivati dove tutto iniziò 4 mesi fa. Sono carico, è importante, bisogna vincere. C'è una roba nell'orecchio a sinistra. Cosa ascoltavi? Musica, per carità, però queste interviste mi buttano giù. E che musica ascolta Fabio Di Mauro per caricarsi? Queste cose non sono dicono senza voce, poi li ho avuto anche gli avversari. Cioè, il giubbotto di Francesco sembra quello di Antonio Cassano quando fece la presentazione al Real Madrid. Pure difendere. Sì. Faccia chi umile e chi non lo è. Oh, dissing! E allora, ragazzi, eccoci finalmente all'interno dello spogliatoio del Palatene per assistere a questa semifinale Mediatek Luparenza Rovigo, dove tutto ebbe inizio. Come arriva Fabio Di Mauro a questa sfida? Importantissima, ricordiamolo, perché nel caso in cui la superaste ci sarebbe una finale ad attendervi, ma c'è anche un Fabio Di Mauro in calo nelle ultime sfide, quindi come arrivi a questa? Sì, mi sento bene, siccome ci siamo allenati bene questa settimana, ci sarà anche un nuovo acquisto a sostituire l'assenza del purtroppo infortunato Rafa. Dai, vediamo come andrà, speriamo di vincerla per arrivare in finale. Come dicevo in precedenza, qui è partito il tuo percorso con il Rovigo e con il futsal quest'anno, un 8-2 veramente importante, però oggi è un'altra partita. Sì, è un'altra partita, ma ugualmente importante, speriamo di fare come all'andata, sicuramente daremo il massimo. E allora noi adesso andiamo dentro con le domande, come ogni settimana, hashtag domanda per chiederci quello che vorrete che al prossimo video risponderemo. Partiamo con la prima domanda da parte di Marco Pez, che ti dice: ora che Francesco si è sbloccato, hai paura che ti superi in classifica cannonieri? Dai. Comunque c'è da dire che in questo 2024 chiudete 1-1 il conto coi gol. Vabbè, sì, dopo due partite sì, però vabbè, oggi penso di superarlo. Secondo quesito di giornata da parte di Federico Scarlatti, che ti chiede: essendo uno dei giocatori più importanti del Rovigo, come gestisci la pressione prima delle partite? Nelle ultime partite da fuori sembra che senti molto questo peso. No, un peso no, sicuramente mi sento responsabile per quanto riguarda la squadra, perché sento di dover dare il mio contributo. Sicuramente il fatto di sentirmi responsabile mi aiuta a dare qualcosa di più. Magari nelle ultime partite ho sbagliato, appunto, che mi sono focalizzato troppo sulla gioia personale, sul far gol invece che solo alla squadra. Però è stato anche dovuto al fatto che la partita si era già messa bene. Ultima domanda da parte di TheFerdi97, che ti chiede: Fabio, nello spogliatoio sei un ragazzo che parla e dice la sua come si intravede nei video, o sei un po' più introverso? Nei video non penso che si intraveda che sia molto estroverso, anzi. Sicuramente rispetto a qualche anno fa sono un po' più aperto, anche perché mi trovo benissimo con il gruppo. Poi sì, sicuramente non sono uno di quelli che sta al centro dell'attenzione o parla tanto. Sei un inf? East J, ma... East J, quindi è un logista, ragazzi. E per quello fai scienze statistiche, giustamente. Vuoi aggiungere qualcosa? No, no, basta. E dopo questo capitolo abbastanza triste andiamo a introdurre la nuova rubrica hashtag esultanza. Infatti deciderete voi l'esultanza che farà l'uomo alla mia sinistra. Ricordiamo che è stata reintrodotta l'inchino perché era stata l'esultanza scelta da Fabio nell'ultimo video, ma non è riuscito a farla perché non ha fatto gol, quindi la inseriremo come opzione A. E a fronte di queste parole, Riccardo Pennacchio 5864 ti dice: l'inchino verso i tifosi alla Caiecone. Quello che ho scelto la volta scorsa, bella esultanza, comunque vediamo l'altra che ho scelto. Francesco Scopelliti invece ti chiede: come Bellingham allargando le braccia. Bello anche questo, sì. Come fa di nome Bellingham? Jude. Quante ne sa. Luca Cerbone 6474 e esultanza di Luca Toni. La conosci? Tu sei troppo giovane forse. La conosce! Ci sta, non lo so. Vediamo anche l'ultima e poi te lo dico. E allora introduciamo anche l'ultima esultanza di giornata da parte di Jordan 1748, che ti dice: io sto a chi? Con le mani e il gesto di calma alla Cristiano Ronaldo. Bella, molto bella questa. Posso dirti che questa è la mia preferita, però rifacendo un ricapitolo delle esultanze: inchino alla Caiecon, esultanza di Jude Bellingham, esultanza di Luca Toni e io sto a chi di Cristiano Ronaldo. Allora, belle esultanze, le due che escluderei sono Toni e Bellingham. No, no, Bellingham anche. Più che altro per preferenza verso le altre, un po' per quella di Ronaldo, che mi piace molto, un po' perché mi sento anche in dovere di fare l'inchino che non ho fatto la volta scorsa. E quindi ora la scelta ricade sull'inchino di José María Callejón e l'Io sto a chi di Cristiano Ronaldo. Allora io direi che per stavolta scelgo di nuovo l'inchino, perché devo segnare e farla quella della volta scorsa. Se non faccio quella anche stavolta vuol dire che porta male, ne sceglierò un'altra. Pareggiamo, ci sono i rigori. Ti senti che oggi entrate ai rigori, quindi? Spero di vincere prima, sinceramente. Non voglio questa pressione. Nel caso lo batteresti? Sono 5 a testa. Sono tanti. Ah, non 3? Penso di sì, penso siano 5. Perché mi stai girando attorno? E allora, ragazzi, eccoci finalmente all'interno del Palatene per assistere alla semifinale di questa Coppa Italia del Veneto. Mediatek Luparenza Rovigo, una partita che deciderà quale delle due formazioni accederà direttamente alla finale di questo torneo. E ricordiamolo, in campionato finì 8-2 in favore degli ospiti. E tra l'altro fu la prima uscita per Fabio e compagni con il futsal quest'anno. Un video sicuramente spettacolare, dove addirittura trovò due reti il bomber con la 9 del Rovigo, oltre a un bel assist per Raffaele Garofalo. Vediamo se oggi riusciranno a replicarsi, anche a fronte dell'assenza che ha rimediato il Rovigo nell'ultimo match esterno contro il Pernumia. Raffaele Garofalo infortunato ne avrà per un po', ma in ogni caso il direttore sportivo dell'Rovigo si è già adoperato per trovare un sostituto che porta il nome di Ciuli. Vediamo oggi come si comporterà il secondo acquisto della squadra di mister Gonzato dopo Alexandru Tanasila. Una Mediatek Luparense sesta in campionato, motivo per il quale quest'oggi i ragazzi di mister Marzola contano tanto su questa competizione e vorranno sicuramente fare il risultato per accedere alla finale di questa competizione e provare a centrare anche l'obiettivo Serie C2. Noi adesso non abbiamo null'altro da aggiungere, ci andiamo a piazzare con tutte le nostre camere e vedremo quale sarà l'epilogo di questa sfida. Forza Rovigo!
E allora benvenuti al Palasport di Perarolo, al Palatene, per assistere alla semifinale della Coppa Italia del Veneto, Mediatek Luperense Rovigo, una partita da dentro fuori. Le due formazioni lo sanno e si sono già sfidate nella prima giornata di campionato proprio su questo campo. Finì 8-2 in favore di Fabio e compagni, ma oggi è tutt'altra storia, è un'altra competizione, lo sanno bene i ragazzi di Mr. Berton, che hanno avuto un percorso netto nel loro girone, aggiudicandosi il primato, proprio come il Rovigo, che ha portato a casa una vittoria importantissima all'Arco Struttura Turri per 5-0 ai danni del Pernumia, l'unica formazione a fermare la squadra di Mr. Mauro Gonzato, almeno fino ad ora. Adesso andiamo a scoprire le formazioni che scenderanno in campo. Per i padroni di casa c'è Tagliati in porta, difeso da Mitrofan, laterale destro Carrossa, a sinistra Conte come pivot, Grigoras. Per gli ospiti invece troviamo Francesco Di Mauro in porta, difeso da Ezequiel Morello, laterale destro Fabio Di Mauro, a sinistra Ayrton Mariotte come pivot, Ayman Sherrud chiamato a sostituire l'infortunato Raffaele Garofalo. È tutto pronto, si attende solamente il fischio del direttore di gara con i due portieri che stazionano nella propria porta, e si parte con Grigoras che scarica per Carrossa che torna dal 10, il tiro rimpallato dal Poce, subito forcing della Mediatek con Grigoras che gioca ancora direzione 7, che per un pelo sul secondo palo non trova l'impatto col pallone. Verticale Mitrofan, direzione Conte, gira tutto Carrossa, palo ad un passo dalla rete dell'1-0 la Mediatek Luperense grazie al proprio numero 7. Rivediamo quanto accaduto dal replay: il tiro in controbalzo di Carrossa sull'assist al bacio di Sebastiano Conte. Francesco Di Mauro imbattuto solo grazie al palo, avrebbe veramente potuto fare ben poco il numero 18 alla sua seconda presenza da titolare con la maglia del Rovigo. Fabio Di Mauro in mezzo al traffico, perde il pallone Sebastiano Conte, la ruleta Veronica, gran numero Mitrofan, Francesco Di Mauro palla, attenzione ancora al numero 8, arriva anche Fabio a dare fastidio al numero 8 avversario. Riparte il Rovigo con Ayrton Mariotto, direzione Pocio, il tiro a lato. Ora partita bellissima con azioni da una parte e dall'altra. Fabio Di Mauro, servito dal Pocio, sfida in uno contro uno Carrossa, cerca il centro, Fabio Di Mauro! La prima parata di Tagliati sul tiro di Fabio Di Mauro, rivediamo quanto accaduto dal replay. Bellissimo il gesto da parte del numero 9 che con una finta di direzione si sgancia dalla propria marcatura, calcia benissimo ma trova un puntuale Tagliati che compie un vero e proprio miracolo dopo soli 5 minuti di gioco. Mariotto all'indietro per Ezequiel Morello, solo a destro Ayman Sherrud, CR7 per poco non riesce ad avventarsi sulla sfera, direzione secondo palo. Francesco Di Mauro va da Fabio Di Mauro che sfida nuovamente Carrossa, cerca il destro, Fabio Di Mauro fa fuori nuovamente il 7, per poco non riesce a insidiare la porta di Tagliati. Mitrofan, Conte dentro la palla, di facile preda per Francesco che fa ripartire già il Pocio. Attenzione al numero 14 che va da Sherrud, battaglia in mezzo a traffico, si va a riprendere la palla su Grigoras, Sherrud alta, vicino al gol anche Ayman Sherrud, primo squillo anche per lui. Mitrofan cerca la verticale, Fabio Di Mauro capisce tutto, poi ancora il 7 del Rovigo contenuto dall'8 della Mediatek, che riparte Carrossa che si porta a casa questo fallo laterale. Proprio il 7 va lunghissimo a cercare Conte, Ezequiel Morello così e così. Allora Grigoras prova a tirare in porta e lo fa bene. La palla sibila vicino al palo e si perde sul fondo. Francesco Di Mauro va da Fabio che fa fuori secco Grigoras, ancora Di Mauro dentro Sherrud che cerca di calciare in porta, non ci riesce. Allora ci riprova Mariotto che va da Sher, capisce tutto Mitrofan che riparte, Ezequiel Morello in 2 contro 1 monumentale. Rimessa in gioco proprio per la Mediatek con Mitrofan che cerca Grigoras, capisce tutto Fabio Di Mauro che slalomeggia, ancora Di Mauro il tiro, Tagliati a dire nuovamente di no al bomber del Rovigo. Riparte Grigoras ma sarà calcio di punizione affidato ai piedi del Pocio che elabora la giocata giusta, va da FDM dentro Sherrud, il tiro Tagliati col piede, Grigoras allontana e fa ripartire i suoi in collaborazione con Conte, l'1-2 con Mitrofan, Conte sul fondo, sempre più vicina alla squadra di Bertone alla rete del vantaggio. Ma seguiamo Francesco Di Mauro che va dal fratello Fabio Di Mauro, Tagliati, che parata del portiere, forse la più bella che ci ha fatto vedere nella sua giornata. Andiamo a rivedere il nostro replay. Il sinistro a giro direzione secondo palo, con la manona destra sventa la minaccia ancora una volta all'uno della Mediatek che tiene a galla i suoi. Partita bellissima, azioni da una parte e dall'altra, non c'è un attimo di respiro. E seguiamo ora Fabio Di Mauro che va da Sherrud che torna nuovamente dal 9, che cerca di girarsi il sinistro, l'uomo più pericoloso del Rovigo, porta il nome di Fabio Di Mauro ma la palla si perde sul fondo. Ma ancora FDM, si sgancia il destro, taglia, poi il nuovo entrato Ciuli cerca di girarsi, non ce la fa, riparte allora Carrossa che pensa per un attimo al destro, poi preferisce andare da Grigoras, chiuso da Fabio Di Mauro, Ayrton Mariotto il più lontano possibile. Calcio d'angolo di Mariotto, il velo di Fabio a propiziare il Pocio, il destro si infrange su Grigoras ma non è finita. Francesco Di Mauro pensa alla conclusione e la prova di poco alta, ci ha provato a mettersi in proprio il numero 18 che voleva trovare la seconda rete consecutiva. Grigoras prova a sganciarsi dalla pressione avversaria, poi il suo la colpo di tacco da parte di Ruffa che torna da Grigoras, il sinistro, il palo da parte del numero 10 che ora si avvicina alla rete dell'1-0 ancora di più. Carrossa
cerca il passaggio sempre per Ruffa che va da Grigoras, contenuto da FDM che riparte in collaborazione con Ciuli. Fabio Di Mauro il palo! La risposta, la media del club parenze arriva ancora una volta da parte di Fabio Di Mauro, un palo a testa fino ad ora. Rivediamo quanto accaduto dal replay, da posizione molto defilata, zona secondo palo, il diagonale raso terra da parte del classe 2002 del Rovigo, ma si rimane sullo 0-0 nonostante le tante occasioni. Seguiamo Conte che mette a sedere Fabio Di Mauro. Conte sul fondo, più bella la giocata che la conclusione. Ezechiel Morello va da Fabio Di Mauro che cerca di gestire in mezzo al traffico, se la cava egregiamente, poi va dal Pocio che scodella direzione Mariotto, esce Tagliati che depone in fallo laterale. Sempre Tagliati, lunghissimo, Alino Loato in anticipo, dunque Sherrud, Fabio Di Mauro, Ezechiel Morello, come se ne esce il Rovigo, il suo destro, Tagliati blocca e la tiene lì. Carrossa si propone il 9, lo vede il 7, Francesco Di Mauro, super intervento da parte del 18, poi Alino Loato non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Rivediamo quanto accaduto, la palla a direzione Sebastiano Conte, devia anche il Pocio col polpaccio sinistro, in spaccata, FDM 2.0 riesce a impedire l'accesso del pallone in porta e riparte proprio Francesco che va dai Mensherud che riesce a tenere viva la sfera, cerca l'appoggio, poi si gira il 7 che va al centro, Favaro in calcio d'angolo prima di Fabio Di Mauro che avrebbe potuto realizzare la rete dell'1-0. FDM all'indietro per Sherrud, Loato, Guaraldo, bello il giro palla del Rovigo, Sherrud non riesce però a calciare in porta, prova a farlo Loato, il suo tiro diventa quasi un assist per Fabio Di Mauro che in spaccata per poco non trova la rete del vantaggio da parte degli ospiti. Esce ora il numero 9, al suo posto entra il capitano Nicola Chinaglia con la 17, calcio di punizione parte Grigoras, Francesco Di Mauro a dire di no, poi cerca di distendersi il Rovigo, allontana la minaccia Mitrofan. Nuovo possesso da parte della squadra di Mister Gonzato con Francesco Di Mauro che va da Guaraldo, da questi a Chinaglia. Dunque Loato si inserisce il 17, lo vede il 4 che va proprio dal capitano, l'1-2 tra Chinaglia e Lino, ancora Loato, un'azione da PlayStation, quella del Rovigo che confeziona così il gol dell'1-0 e la seconda rete consecutiva di Alino Loato e poi la dedica per Raffaele Garofalo, ci ha preso gusto il numero 4, ma rivediamo quello che è accaduto, veramente un'azione bellissima, forse la più bella del Rovigo da inizio stagione, il 17 e il 4, intesa a memoria. E poi esce anche Tagliati a cercare di arginare i problemi che si stavano intravedendo nella sua porta, ma non ha potuto veramente fare niente alla ben congegnata azione da parte dei due giocatori Blancos. Riparte ora Mitrofan che cerca Conte il suo destro, Alino Loato dopo aver realizzato un gol è come se ne avesse salvato un altro. Carrossa, Mitrofan, verticale, direzione Conte, che uncino un pallone a meraviglia, elude ogni ipotetico intervento di Francesco Di Mauro, la Mediatek Luparense fa 1-1 e riporta i suoi, il 9 sul livello del mare, ora è tutto di nuovo in parità, rivediamo quanto accaduto, anche Alino Loato che chiama Eros Guaraldo in marcatura, un disguido tra i due, Francesco Di Mauro vis-à-vis con Sebastiano Conte che fa così un gol meraviglioso. Calcio di punizione affidato ai piedi di Eyman Sherrud. Parte CR7! Dura pochissimo il vantaggio della Mediatek Luparense perché Eyman Sherrud realizza così il suo terzo centro in questa competizione. Si porta a quota 14 in stagione. Un gol veramente bello su calcio di punizione. Mai nessuno era riuscito a segnare da calcio piazzato. Ci pensa lui, Eyman CR7, come abbiamo potuto riapprezzare dal nostro replay. Ma seguiamo i minuti finali con Chinaglia che alza questo pallone sempre per Sherrud, da questi a Loato che pensa a calciare, il tiro addosso a Sherrud diventa buona, poi per Chinaglia che va a pescare nuovamente Eyman Sherrud. Ma che partita sta facendo il 17, il capitano, non appena entrato ha confezionato due assist al bacio, infatti ora l'abbraccio tra il 7 ed il 17 perché l'importanza del giocatore con la camisetta con la 17 è veramente rilevante ai fini del risultato, almeno fino ad ora, almeno fino ai primi 30. Rivediamo l'assist in controbalzo di Chinaglia per Eyman Sherrud che scaraventa in porta la palla che vale il 3-1. Il direttore di gara dice che non c'è più tempo, finisce ora la prima frazione di gioco sul punteggio di 3-1 in favore degli ospiti. Il Rovigo sta già archiviando una causa importantissima e sta per staccare il pass che potrebbe valere la finale, ma mancano altri 30 da giocare. Andiamo a vedere come si chiuderà questa sfida. E allora eccoci al termine dei primi 30 minuti di gioco. Il punteggio al Palatene dice 3-1 in favore degli ospiti. Una bella partita quella di Mister Gonzato e di tutta la squadra che è riuscita a portarsi avanti grazie a Alino Loato. Secondo gol di fila per lui dopo Pernumia ci ha preso gusto. Il numero 4 dei Blancos che è riuscito a sbloccarla con un'azione congegnata alla perfezione con
Nicola Chinaia subentrato al posto di Fabio Di Moro, che ha giocato bene, una bellissima partita la sua, ha preso anche un palo, è stato l'uomo che è andato più vicino alla rete almeno fino a quando poi non l'ha sbloccata la squadra di Mister Gonzato. Bellissimo anche il gol degli avversari, che avevano pareggiato a 2 minuti dal termine, ma Ayman Sherrood alias CR7 è riuscito a portare avanti i suoi, prima con la rete del 2-1 su calcio di punizione e poi con un'altra azione congegnata da Nicola Chinaia, secondo assist nel giro di pochi minuti, sicuramente il game changer di questa squadra, almeno quando è entrato ha dato il suo contributo e si è fatto sentire in campo, ma c'è tutto un secondo tempo da giocare, quindi vediamo se riusciranno a salvaguardare il risultato e a guadagnarsi questa storica finale per il loro Vigo, e andiamo a vedere come andrà a finire. E allora eccoci nuovamente collegati assieme dal Palasport di Perarolo, dal Palatene, per assistere ai secondi 30 tra Mediatek Luparense e Rovigo, una partita indirizzata su piani ben specifici, quelli che voleva già Mister Gonzato all'inizio di questa sfida. Moro corre a archiviare la pratica, e allora via con la ripresa e con lo scarico all'indietro da parte di Sherrood, direzionato Ezechiel Morello, il pocio ancora è in conduzione, torna a destra dove c'è Sher, da questi a Mariotto, scodella a direzione Chinaia, la solata ma capisce tutto Carrossa, che può far ripartire ora Mitrofan, in buca dentro Grigoras, Francesco Di Mauro, Mitrofan traversa a porta vuota, attenzione perché ora può transizionare in avanti Sherrood con l'aiuto di Chinaia, Mariotto si distende il loro Vigo, Ezechiel Morello arriva il gol del pocio che sentenzia così il 4-1, secondo centro in coppa anche per lui, e ora questo gol piega inevitabilmente le sorti di questa partita, la dedica del pocio Morello in tribuna, rivediamo quanto accaduto, il sinistro di Grigoras sparato col tacco a sua volta sinistro di Francesco Di Mauro, la traversa di Mitrofan praticamente a porta vuota e poi transiziona alla perfezione il loro Vigo che occupa tutti gli spazi, e Ezechiel Morello col marchio di fabbrica la puntaccia a far fuori il numero 1 della Mediatek Luparense Tagliati, ed è 4-1. E si riparte sempre con Mitrofan che va sul sinistro, Francesco Di Mauro gli sbarra la porta in faccia. E adesso indicazioni tecnico-tattiche da parte di Mister Gonzato per Fabio Di Mauro, prossimo ad entrare Voinea, Mitrofan sbaglia il disimpegno, capisce tutto Mariotto che va da Sherrood che non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Riparte allora l'otto della Mediatek Luparense che si distende il suo destro, neutralizzato da Francesco Di Mauro, Chinaia contro Voinea, poi arriva anche Mariotto a dargli una mano. Dunque Sherrood, Ezechiel Morello rifiata il loro Vigo e rientra ora Fabio Di Mauro al posto di Nicola Chinaia, staffetta 3-2, era entrato proprio il 17 al posto del 9 lungo il corso del primo tempo. Ezechiel Morello va da Fabio, da questi a Sher, attenzione il contatto in aria tra Conte Ayrton Mariotto, il direttore di gara non ha dubbi ed indica il calcio di rigore, rivediamo anche il contatto che pare esserci, l'inserimento di Ayrton Mariotto toccato all'altezza della caviglia destra, ma adesso torniamo in campo per scoprire chi sarà l'incaricato di questo calcio di rigore. Il pocio Morello palla in mano, consegnata direttamente al bomber in camisetta numero 9, Fabio Di Mauro contro Tagliati, primo rigore nella sua storia nel futsal, è pronto a partire Fabio Di Mauro, spiazza il numero 1 della Mediatek Luparense e stacca forse definitivamente il pass per questa storica finale, 18° in stagione, 5° in Coppa Veneto. Adesso vediamo anche l'esultanza, l'inchino alla José María Callejón, quello che ci avete chiesto voi nei commenti. Rivediamo ora il nostro replay, portiere da una parte, palla dall'altra, è 5-1 e ritrova il gol anche Fabio Di Mauro in una partita difficile per lui. Tante le chance per il Folletto con la 9 del loro Vigo, ma quest'oggi la porta pareva veramente stregata. Francesco Di Mauro riparte, va dal fratello che fa fuori secco Grigoras, ancora Fabio, poi in buca sul secondo per Sher, capisce tutto Voinea che fa ripartire Carrossa, avanza il giocatore con la 7 che calcia a lato, vicino però alla seconda rete la Mediatek. Conduce il pocio che va a pescare a sinistra Fabio Di Mauro, il sinistro Tagliati para, Grigoras raccoglie e riparte, ma l'Eurovigo si chiude a riccio, Ayrton Mariotto con prepotenza si divora il 10 avversario, ed ora anche portiere di movimento per la Mediatek, vediamo come lo adopererà, tacco elegante di Carrossa direzione Grigoras che cambia campo, Conte para Francesco Di Mauro, ancora Conte, ancora Francesco, parata superba da parte del portierino classe 2004 che dice per due volte di fila no al giocatore con la 9 della Mediatek. Bello anche il gesto di fair play tra i due, rivediamo tutta la trama di gioco innescata proprio dal portiere di movimento, Grigoras, e poi Conte para prima col ginocchio destro e poi con l'avambraccio sempre destro, Francesco Pio Di Mauro a dire no all'unico giocatore che ha trovato il gol fino ad ora per i padroni di casa. Ma torniamo in live perché c'è ancora Carrossa, adesso il giro palla a cercare di stanare la difesa avversaria, Francesco raccoglie e cerca di trovare la porta come scorsa settimana con il Pernumia, non ce la fa questo giro il portiere con la 18, riparte Carrossa che va da Voinea, cambia gioco, capisce tutto Ayrton Mariotto, la porta è sguarnita, Mariotto, e arriva anche il gol di Ayrton Mariotto, game set e partita, terzo centro per lui in questa Coppa Italia Veneto. Andiamo a rivedere anche
quello che è accaduto, veramente un disimpegno infelice da parte dei ragazzi di Mister Berton, che non trovano soluzioni di passaggio, forzano la giocata, c'è Ayrton Mariotto lì facile facile, anticipo e con la punta dello scarpino destro depone in porta per quello che è il 6-1, partita probabilmente chiusa, ma manca ancora tanto da giocare. E allora torniamo in campo con Ruffa che va con un diagonale preciso a servire Grigoras, da questi a Carrossa che vuole ancora il 10, capisce tutto il Pocio che cerca la porta, portiere assente, Pocio Morello presente, ne fa due in questo match e ora il passivo diventa veramente pesante. 7-1 dice lo scoreboard. Rivediamo anche quello che è accaduto dal replay. Ora Mister Berton rintroduce anche il portiere vero e proprio, perché così sicuramente i rischi erano troppo grandi e il risultato si sta ampliando sempre più. Torniamo in campo per questi ultimi 13 con Francesco Di Mauro che va da Ciuli. Dunque Fabio Di Mauro che si accentra, cerca e trova Lino Loato, il Pocio. Sempre per Ciuli, il nuovo acquisto, carica il destro, parte esterna, montante della porta per lui. Ed ora sostituzione circense per il Rovigo, dentro Guaraldo, fuori il Pocio, gestione di Alino Loato, ancora Eros per Fabio Di Mauro, si inserisce, Vertulo lo vede, Fabio che va proprio dal 15, che non riesce a controllare bene la sfera. Riparte Vuinea, da questi a Grigoras, carica il destro, Francesco Di Mauro spaccata ancora Grigoras, Vertullo ci mette una pezza e cerca di uscirsene con l'aiuto di Alino Loato e ce la fanno, si portano a casa una rimessa dal fondo, intanto sostituzione, fuori Fabio Di Mauro al suo posto, Luca Brancaleon, buona la prestazione del 9 quest'oggi, ma torniamo in campo perché c'è Tagliati che gioca la sfera direzione Rizzo, passaggio rischioso del 4, capisce tutto l'altro 4, quello del Rovigo, Loato battaglia con Maurizio, vince un rimpallo, poi dentro per Vertullo, arriva anche il gol di Gianluca Vertullo dopo i due visti contro il Petrarca, arriva anche il terzo, questa volta in un match ormai già chiuso ma importante, questo gol a livello psicologico per uno dei ragazzi più giovani e promettenti in casa Merengues. Rivediamo la palla giocata direzione secondo palo dove c'è ben appostato il numero 15 che insacca per la rete che fissa il punteggio sull'8-1 quando mancano altri 8 minuti da giocare. Seguiamo Brancaleon che cerca e trova Vertullo, duello in mezzo a due, vince un paio di rimpalli il suo sinistro, para Tagliati e ora è assedio del Rovigo, tocco corto di Rizzo per Grigoras che torna dal 4, che vuole al centro sempre il 10, l'anticipo di Vertullo, Brancaleon, attenzione, calcio di rigore secondo il direttore di gara, andiamo a riscoprire quello che è accaduto, la solata bellissima del capitano della Mediatek Club Parenza, l'anticipo di Vertullo e poi scaraventa la palla di fatto addosso al braccio destro, Luca Brancaleon, penalty, può accorciare ora le distanze la Mediatek Club Parenza, sul punto di battuta si presenta Grigoras contro Francesco Di Mauro, parte Grigoras, para ora Francesco Di Mauro che tiene ancora lì la porta inviolata in questo secondo tempo, fallo ora da parte di Maurizio su Vertullo, sesto dunque tiro libero per il Rovigo mentre ci viene riproposto il rigore della Mediatek, bellissima la parata di Francesco Di Mauro, ha cercato di eludere l'intervento del portiere, Grigoras non ce l'ha fatta ed ora Brancaleon contro Tagliati, parte Branca altissima, si rimane dunque sul punteggio di 8-1, Chinaia sempre dentro per il numero 13 che prova ad accendersi il suo destro, ancora una volta Tagliati chiamato agli straordinari, Loato secco l'anticipo, Vertullo, Chinaia sempre per il numero 13, Brancaleon che vuole il gol, prova dunque ad accendersi e cerca il tiro, miracolo del numero 1 della Mediatek Club Parenza, è un assedio, ha qualcosa da ridire anche il portiere che dice è così, no, siamo presi a pallonate, bellissimo il destro di Brancaleon, altrettanto bella la risposta del numero 1 della Mediatek Club Parenza. Chinaia gioca la sfera al centro, riconquista ora il 2 che prova a transizionare in avanti per i suoi, fallo di Alino Loato ai danni proprio di Saitta, dunque tiro libero Francesco Di Mauro contro Sebastiano Conte, parte il 9 fuori e ora anche poco fortunata la formazione di casa, Brancaleone intanto ne spara un altro dei suoi missili, tutto sotto controllo per il portiere sia da una parte che dall'altra, arpiona la sfera Francesco Di Mauro e fa ripartire i suoi per gli ultimi assalti, Vertullo lavora un buon pallone per Brancaleon, palo, ancora una volta da parte del numero 13 ed è game over al Palasport di Perarolo, termina 8-1 in favore degli ospiti grazie alle reti di Alino Loato, i due gol di Eman Sherwood così come quelli di Ezequiel Morello, Fabio Di Mauro, Ayrton Mariotto e Gianluca Vertullo che sanciscono così il punteggio mastodontico che porta il Rovigo direttamente in finale dove affronteranno il Ponte San Nicolò, finì 3-1 in campionato per i ragazzi Mister
mister Gonzato, ma in Coppa sarà tutta un'altra storia. Noi adesso andiamo alle interviste. E allora eccoci nel post partita di Rovigo Mediatek Club Arense, il punteggio finale 8-1 in favore degli ospiti, ma oggi l'uomo alla mia destra è sicuramente l'MVP perché è entrato, ha dato lo switch alla squadra, il game changer, come ti ho definito anche a metà tempo. Due assist, non hai trovato il gol, ne avevi trovati tre nella prima di campionato qui, ma quanto ha contribuito Nicola Chinaglia al ritorno dal suo infortunio? Diciamo che ho avuto una grande botta al ginocchio, però dopo due settimane sono riuscito a riprendermi e questa è stata la mia prima partita dopo l'infortunio. Sei tornato in grande spolvero, ti saresti aspettato che la tua presenza in campo quest'oggi, non che ovviamente non fosse importante, ma fosse così incisiva, soprattutto nel sbloccare una partita estremamente ostica? No, non mi aspettavo sicuramente di essere così incisivo, però ho visto l'opportunità e sono entrato e quindi ho dato il meglio che potevo dare. E ora il Rovigo vola in finale. Cosa ne pensa Nicola Chinaglia? Cosa serve a questa squadra per poter vincere anche la partita conclusiva di questo torneo? Beh, intanto dopo questo percorso secondo me ci meritiamo anche di essere in finale di Coppa Veneta e adesso andremo a incontrare l'altra finalista e speriamo di riuscire a vincere anche la finale, che poi si andrà a fare la Final Four. E cosa dice invece Nicola Chinaglia a tutti i tuoi compagni, a tutti i tuoi haters, no, che ci sono all'interno dello spogliatoio, che hanno criticato anche la mia scelta di MVP quest'oggi? No, voglio bene a tutti i miei compagni e speriamo di arrivare tutti insieme alla fine di questo obiettivo e diciamo che ogni tanto me lo merito anch'io di fare l'intervista in queste partite. E allora eccoci nel post partita anche con Fabio Francesco. Quali sono state le vostre impressioni in questo match? Una partita, come dicevo prima, anche col capitano Nicola Chinaglia, difficilissima da sbloccare, ma poi ci siete riusciti, avete fatto 8 gol, gli stessi del campionato, con l'unica differenza che avete preso un gol in meno perché oggi Francesco ha alzato nuovamente la saracinesca. Ultima stagione al Rovigo. No, dai, non penso. Questo è solo l'inizio, ho appena iniziato a giocare e sicuramente sono felice per come sono andate queste prime due partite. Mi dispiace un po' anche per Pisa, che diciamo sta creando un po' il coro che Pisa non gioca più, però comunque è merito suo se comunque sto facendo questo tipo di prestazioni, perché ha creato anche una sorta di competizione tra noi due, mi ha permesso di alzare l'asticella, di mettermi anche a confronto con lui, che è un portiere di grande esperienza, e sto facendo bene, devo tanto a lui e anche a Pisa. Nonostante tutte le richieste che hai avuto e stai avendo, rimarrai qui anche la prossima stagione? Ah, vediamo, non è facile resistere a tutte le tentazioni che arrivano anche dall'estero, però sono molto legato a questa squadra. Invece alla sinistra abbiamo Fabio Di Mauro, che non ha trovato la rete su azione ma ha trovato il gol su calcio di rigore. Non era mai successo, la prima volta per te quest'anno, ma anche da quando giochi a futsal in generale. Raccontaci un po' le tue sensazioni sul rigore e poi anche sulla partita. Sei partito non benissimo, poi dopo hai rimesso un pochettino le cose a posto. Intanto sul rigore ringrazio i miei compagni che comunque hanno proposto me, quindi li ringrazio. All'inizio ero un po' indeciso, poi ho un po' visualizzato il rigore e pensavo di segnarlo, però ovviamente non è un rigore da calcio a 11, quindi anche se lo tiro bene non è detto che segni. E con quello di oggi sono 18 i gol fatti per te questa stagione, torni in testa alla classifica capocannonieri del Rovigo. E il tuo obiettivo alla fine è chiudere da miglior marcatore di questa squadra? No, non è questo l'obiettivo. Adesso l'obiettivo è vincere sia la Coppa che il campionato. Poi sì, come sempre, gli obiettivi personali fanno piacere. Basta, basta, no, sta roba non si può sentire più. Fammi finire. Però sì, comunque non è una competizione con i miei compagni di squadra, anzi, se facciamo più gol tutti, siamo più felici tutti. Oggi un po' più Oli Benji del solito, perché uno segna su rigore, l'altro lo para, farà pure il tiro libero, ma pagato per dire queste cose ovviamente, quindi le dico, vuoi che dica qualcos'altro? No, 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 perfetto. Era importante citare i rigori, visto che in settimana abbiamo fatto la sfida di rigori e Pisa, ne abbiamo parati penso 2 su 30, una cosa del genere, e la fortuna ha voluto che lo parassi oggi, che in realtà non contava tanto visto il risultato. E allora ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, condividere il video dappertutto, eh? Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao, ragazzi. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough.